a Gardone si lavora. I gardonesi, nelle loro fucine annerite dal fumo e dal carbone, battono e ribattono il ferro sulle incudini, quali i novelli vulcani, mentre nelle strade del paese scorre la vita. Ed è così, immaginando rumori e odori, che si può scoprire la tradizione armiera di Gardone Valtrompia, una tradizione che attraverso un lavoro pesante e faticoso ha consolidato nel tempo il senso di una comunità. Il racconto dell'attività che da secoli segna la vita dei gardonesi pulsa nel Museo delle Armi e della Tradizione Armiera, sito negli spazi di Villa Mutti Bernardelli, oggi centro culturale della città di Gardone Valtrompia. Oltre al museo, infatti, la villa ospita negli ambienti storici la Biblioteca Comunale Carlo Filippini e l'Archivio Storico della Caccia. Poco distante dall'edificio, un'altra villa ospita un sito degno di nota legato alla tradizione armiera, il Museo Privato Beretta, dove al suo interno dal 1880 è conservata l'omonima collezione, custode di centinaia di esemplari della produzione aziendale e non solo, dal XVII secolo ad oggi. Il Museo delle Armi e della Tradizione Armiera, nato nel 2007 da un accordo di programma tra l'amministrazione comunale, Regione Lombardia e la comunità montana di Valle Trompia, raccoglie, conserva e divulga le memorie materiali e immateriali legate al comparto armiero delle genti triumpline, raccontando il territorio attraverso la trasmissione dei valori artigianali del saper fare. Il percorso, articolato su due livelli, presenta una prestigiosa esposizione di armi storiche a partire dal XV secolo, approfondendo la conoscenza delle antiche famiglie di armaioli gardonesi. Il piano inferiore è dedicato all'evoluzione storica delle armi, con un ricco excursus di esemplari sia locali che esteri, che testimoniano i modelli e il funzionamento di armi da difesa, da caccia e di impiego militare. L'esposizione, senza dimenticare esempi di armi bianche, si concentra su quelle da fuoco, a partire dal XVI secolo fino ad arrivare al XX secolo. Fiore all'occhiello della collezione è senz'altro la splendida pistola seicentesca a due fuochi con canna marcata Lazzaro Cominazzo. Maestro che, per fama del suo nome e delle sue grandi capacità, è il gardonese più conosciuto dagli studiosi e dai collezionisti mondiali di armi antiche. Ferro, legno, lavoro e genialità furono gli elementi che consentirono agli antichi artigiani gardonesi, come lo consentono oggi, di produrre armi che vennero apprezzate in tutto il mondo. Un raffinato senso estetico seppe nel tempo delineare quelli che divennero i modelli dell'arma bresciana, caratterizzata da una linearità di forme e una sobrietà decorativa che la rese bella tra le belle, sicura e funzionale. Fra gli esemplari esposti, degne di nota sono le decorazioni a traforo, bulino e cesello, che rispecchiano nella loro semplicità e nella loro perfezione il carattere delle genti di questa terra. Il piano superiore ospita l'officina dell'armaiolo, una sezione didattica dove sono esposti gli attrezzi utilizzati dagli artigiani per la lavorazione dei manufatti. In particolare per gli interventi decorativi sulle armi come l'incisione o la bulinatura. L'ausilio di modelli e filmati permette ai visitatori di comprendere la storia dei processi produttivi delle armi prima dell'età industriale e la riscoperta di antiche tecniche affinate dall'esperienza secolare degli armaioli. Grazie a questa esperienza, Gardone nei secoli divenne famosa nel mondo per la produzione delle canne e delle armi da fuoco. Il ferro estratto nelle miniere dell'Alta Valle, dopo essere stato fuso nei grandi forni, veniva trasferito a Gardone e qui subiva il suo processo di trasformazione nelle mani sapienti dei maestri. Oli, legni particolari, macchine rudimentali ma che tanto bene realizzavano lo scopo per cui erano state create, venivano utilizzate nei fondaci delle case officine. Degna di nota infine la sezione dedicata alla produzione delle repliche di armi antiche, utilizzate per il cinema, il collezionismo e le rievocazioni storiche. Il Museo delle Armi e della Tradizione Armiera di Gardone Valtrompia, riconosciuto a livello regionale dal 2010, è una tappa fondamentale dell'itinerario museale ed ecomuseale della Via del Ferro e delle Miniere, che dalle porte della città conduce il visitatore fino in Alta Valle.
accompagnandolo alla scoperta dell'ingegno e delle capacità che queste genti hanno saputo affinare e conservare attraverso i secoli.